Il maschio è sempre più eccitato ed aumenta la frequenza degli approcci. Finalmente sembra la volta buona. Anche se la selezione naturale comincia ad operare da subito e buona parte del seme e delle uova viene mangiato da altri pesci, ciò che rimane è comunque sufficiente per garantire la continuazione della specie. È una legge di natura, una specie di tassa. Per far nascere i propri figli, bisogna sfamare un po' dei figli del mare, cosicché tutto l'ecosistema ne tragga vantaggio e possa continuare ad esistere. È il rispetto di queste leggi, è la complessa rete di relazioni che legano le varie specie, i diversi organismi, che consente l'esistenza della barriera corallina, l'ambiente più complicato e più straordinariamente ricco di vita di tutta la Terra, dove non esiste un solo centimetro quadrato di superficie sgombro da esseri viventi e la natura sembra essersi divertita a utilizzare tutti i colori e le forme a sua disposizione. Un ambiente complesso, ma anche adatto, purtroppo ogni giorno più aggredito, sfruttato, danneggiato dall'azione dell'uomo, che invece deve imparare in fretta a valorizzare e difendere questi preziosi tesori del mare, prima che vadano perduti per sempre.